Siamo a Milano Centro e inizia ufficialmente oggi la raccolta firme per questi referendum. Sì, siamo già stanchi, però siamo in battaglia, domani saranno oltre 1000 i gazebo presenti su tutto il territorio dove poter firmare questi referendum, assolutamente importanti, se ne è già parlato tanto, però dobbiamo continuare a parlare con la gente di questi temi, anche perché a parte Telepadania, gli altri telegiornali cercano di nascondere i temi importanti che affronta la Lega con questi referendum. Forse il più importante è l'abolizione finalmente dopo decine di anni della legge Merlin, una legge veramente vergognosa. Noi chiediamo di tassare la prostituzione perché tassando la prostituzione noi potremmo avere 5 miliardi di euro in più da dare ai nostri cittadini. Chiediamo di smetterla con il falso buonismo, con chi dice che abolendo la legge Merlin noi non aiuteremmo le persone che in questo momento vengono sfruttate. Sarebbe invece il contrario, noi siamo contro lo sfruttamento della prostituzione e a favore del fatto che chi decide di prostituirsi paghi le tasse come tutti gli altri. Quindi questo è la più importante. Il secondo tema che mi sento di affrontare è quello dell'abolizione della legge Fornero, una legge vergognosa che ha messo in ginocchio gli esodati, quelle persone che ahimè si sono trovate nella condizione di non avere più uno stipendio e di non avere la pensione, una cosa che neanche nel paese africano più arretrato verrebbe accettata, nel nostro paese è stata accettata e noi chiediamo l'abolizione. Una legge che tra l'altro ha creato veramente gravi problemi alle donne, innalzando l'età pensionabile in una maniera, anche in questo caso, vergognosa e creando problemi, ribadisco, alle donne e agli esodati. Queste due leggi vanno abrogate, da domani è possibile con il contributo di tutti, mi raccomando, 500.000 firme in 3 mesi, secondo me ne raccoglieremo anche molte di più, però è importante che tutti diano il proprio contributo e tutti convincano amici, parenti, cugini ad andare a firmare questo referendum.